Abbiamo posto delle questioni stamattina in assemblea. L'assemblea, insomma, dopo il Covid, ormai abbiamo preso questa bella abitudine di collegarci e quindi non sempre tutto in presenza, alcuni sindaci in presenza, altri collegati. Abbiamo posto delle questioni importanti come quella dell'autonomia differenziata, dove ALI nazionale si è spesa, ospita il comitato referendario, è una questione che riguarda in modo particolare le regioni del Mezzogiorno, la difesa dei piccoli comuni. Faremo una battaglia sulla legge del terzo mandato per i sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitanti ed è iniziata, insomma, anche la discussione fra i vari amministratori. Eleggeremo in continuità con il lavoro fatto da Matteo Ricci, che è un lavoro straordinario e che credo che sarà anche positivo, perché la sua elezione a parlamentare europeo farà sì che porterà la voce dei comuni, delle amministrazioni riformiste, dei riformisti anche all'interno di quello che è il Parlamento europeo, quindi a Bruxelles, in modo tale che possa darci una sponda enorme. E ci attrezziamo per eleggere un presidente che in continuità con quel lavoro possa continuare l'attività che ALI ha fatto sul territorio. Pare che ci siano già qualche candidatura, ma insomma aspettiamo, perché il 12 all'assemblea credo che, insomma, senza difficoltà faremo bene e daremo, insomma, continuità a quel lavoro svolto.